Mi sembra che tu sei anche d'accordo, vedendo appunto i punteggi che hanno ottenuto. Sì, rispetto alle coppie che sono scese prima, comunque è giusto che sia così. Adesso guardiamo nel dettaglio alcune cose. No, la sequenza di sollevamento rotation di cui stavamo parlando prima gliel'hanno data a livello 4, per cui non c'è stato nessun sforamento durante lo stacco del sollevamento. Però, come avevo accennato, ci sono invece le sequenze di passi veramente di livello basso, livello 1, che è il minimo possibile, anche con dei punti di demerito, proprio l'esecuzione non è piaciuta. Sul ghiaccio, i campioni nazionali svizzeri erano stati ripescati dalle preliminari, poi hanno ottenuto un ottimo per loro 19° posto e quindi sono qui con il loro esercizio libero. I Pirati dei Caraibi. Apertura subito ai Twizel, un po' distanti però eseguiti bene. Mi sembra che tu sei anche d'accordo, vedendo appunto i punteggi che hanno ottenuto. Sì, rispetto alle coppie che sono scese prima, comunque è giusto che sia così. Adesso guardiamo nel dettaglio alcune cose. No, la sequenza di sollevamento rotation di cui stavamo parlando prima gliel'hanno data a livello 4, per cui non c'è stato nessun sforamento durante lo stacco del sollevamento. Però, come avevo accennato, ci sono invece le sequenze di passi veramente di livello basso, livello 1, che è il minimo possibile, anche con dei punti di demerito, proprio l'esecuzione non è piaciuta. Sul ghiaccio, i campioni nazionali svizzeri erano stati ripescati dalle preliminari, poi hanno ottenuto un ottimo per loro 19° posto e quindi sono qui con il loro esercizio libero. I Pirati dei Caraibi. Apertura subito ai Twizel, un po' distanti però eseguiti bene.
calma, la Fosfinanzi Arena, sono i loro campioni nazionali, sono addirittura stati 3 volte prima campioni juniores e adesso già 2 volte campioni nazionali, quindi è giusto l'entusiasmo che il pubblico, con il quale il pubblico va ad accogliere questa loro prova della free dance. Lo ricordiamo, l'avevano già eseguito l'esercizio del free dance perché nella preliminary avevano ottenuto un 12° posto con 53-50 oggi. E allora non è male, diciamo che comunque sono riusciti come coppia, pur avendo fatto la qualifica, durante la qualifica non erano rientrati nelle coppie che potevano partecipare di diritto alla finale, quindi al vario campionato europeo, quindi accedere allo short program, perché per un regolamento dell'ISU, che è l'International Skating Union, la rappresentante della country che ospita in quell'anno i campionati europei può rappresentare la propria nazione. Infatti in questo caso loro sono riusciti comunque ad accedere alla fase dello short program. Da lì con lo short program hanno fatto veramente molto bene, sono riusciti a superare delle coppie che per cui di diritto sono riusciti ad entrare nella finale con 19° posto. Sì, sì, non è altissimo posto, però comunque se lo sono meritati alla grande questo, questo posto durante la finale. Personalmente non mi hanno entusiasmato, comunque è una musica che piacevole da sentire, molto divertente, su cui si può lavorare veramente su un'interpretazione, ricordandoci anche il film che ha da un sacco di spunti. Beh, l'abbiamo visto anche ieri nelle coppie d'artistico, sì, questa musica la vedremo nel libero maschile, quindi una musica molto utilizzata. Sì, come coppia vediamo qua il dettaglio della trottola, vediamo che lui teneva una posizione bassa e lei invece aveva una variante della posizione camel. Questo è un altro sollevamento. Loro, vabbè, nei sollevamenti, nella trottola, nei twizzle non mi hanno preoccupato. Sicuramente andrei a rivedere più che altro le sequenze di passi, dove sono basate principalmente su una grande qualità di pattinaggio. Purtroppo loro sono ancora una coppia inesperta, si sta parlando di coppie, i primi 5 sono delle coppie straordinarie, dove fondamentalmente riescono a ottenere il massimo del punteggio nelle coppie tecniche. Loro vanno a pagare un po' su queste inesperienze e su questa poca qualità di pattinaggio di base. E a livello artistico magari li avrei voluti vedere interpretando questo pezzo, magari più gioco tra di loro. Li ho visti, sì, forse anche troppo tesi probabilmente, perché non c'è stata probabilmente grande complicità, come dici tu, più gioco tra di loro, sì, che sì, poi è fondamentale, no? Sì, e poi giustamente la posizione da cui partivano era veramente in fondo alla classifica, per cui avrebbero potuto dare di più. Loro qui si stanno divertendo fondamentalmente. Ed ecco, 69-51, guarda come sono contenti, 40-87 per i Technical Elements, Presentation Score 28-64, e dunque in questo momento sono terzi, quindi scivola al quarto posto la coppia israeliana, sono terzi con 111-86, la loro gioia è evidente.